Ciao a tutti, siamo qui oggi presso l'Associazione Tennis Verona dove si sta disputando il torneo Open nazionale. Oggi vedremo i giocatori e le giocatrici impegnati nei quarti di finale. Buongiorno, siamo in compagnia di Mario Radic, classifica finale 2.1 e testa di serie numero 1 del torneo. Fresco vincitore dell'Open di Campo San Piero. Nonostante la temperatura alta ti abbiamo visto molto in forma e hai combattuto arduamente. Che sensazione hai sul match appena testato? Diciamo che soffro ancora il Campo San Piero, che ho giocato la doppia partita ieri. Comunque qua si sta bene, c'è cioè un pochino più fresco rispetto a quello che c'era ieri, quindi diciamo che ho giocato bene. Adesso vediamo che fra 40 minuti gioco un'altra partita, quindi vediamo se resisto o no. Comunque bene, dai, tutto ok. Quali sono le tue sensazioni invece sui valori dei giocatori del torneo? Oddio, li conosco quasi tutti, quelli di testa e serie, sono giocatori comunque bravi, validi. Diciamo che non ci sono giocatori che diciamo da sottovalutare, quindi comunque da lottare. Allora così noi ti facciamo i migliori auguri per i prossimi tornei. Grazie. E magari ci rivedremo qua un'altra ripresa. Speriamo, grazie. In bocca al lupo. Grazie. Buongiorno, siamo in compagnia di Riccardo Marcon, classifica federale 2.3 e testa di serie numero 4. Sappiamo che ieri hai affrontato la semifinale e la finale dell'Open di Campo San Piero. Avendoti visto giocare anche oggi però non sei sembrato affaticato. Cosa ne pensi e quali sono le tue sensazioni? Beh, diciamo che la tenuta fisica è uno dei miei punti di forza, quindi diciamo che due match al giorno non mi spaventano più di tanto. Poi ieri comunque una l'ho vinta velocemente e l'altra l'ho persa abbastanza velocemente, quindi oggi sono arrivato abbastanza fresco ancora, diciamo così. Quali sono invece le tue impressioni sui valori dei giocatori presenti al torneo? Beh, sicuramente è un torneo di ottimo livello, ci sono due giocatori come Radic e Pedrini di livello assoluto che sono sempre difficilissimi da battere, senza contare poi anche tanti altri ragazzi molto buoni. Sarà difficile avere la meglio, ma ci proverò. Allora con questo noi ti facciamo il migliore in bocca al lupo per il futuro dei tornei e magari ci vedremo un'altra intervista.